Ciao a tutti, oggi sono super mega emozionata perché farò una cosa che sul mio canale non ho mai fatto e anche nella vita in realtà, farò i capelli rosa e sono felicissima perché non so voi, ma io quando vado in giro per strada e vedo le ragazze con i capelli rosa, blu, verdi, le invidio tantissimo, però non ho mai avuto il coraggio di farli, anche perché essendo castana dovrei prima decolorarmeli, poi farli rosa, poi magari non mi piacciono o rovino i capelli e quindi alla fine non ho mai fatto nulla. Ma l'altro giorno guardate cosa mi è arrivato a casa, sono felicissima di farvi vedere la nuova linea Colorista Hair Makeup. Veramente appena ho aperto la scatola ho detto wow, e quindi ho pensato assolutamente devo fare un video e provarla insieme a voi, anche perché la cosa bella è che questi colori vanno via con uno shampoo, si possono anche mixare tra di loro per fare nuovi colori e quindi voglio provare con voi a creare un viola super speciale. Quindi se l'idea di questo video vi piace lasciate un bel pollice in su e andiamo subito a vedere come funziona questo prodotto che anche io non conosco, quindi vediamo insieme come si fa. Allora, ho letto nelle istruzioni che praticamente questo prodotto è ideale per colorare ciocche e punte, quindi non proprio tutti i capelli, e quindi si possono fare ad esempio tutte le ciocche, le punte colorate, e mi piacerebbe farle un po' di rosa diversi o viola, vediamo che cosa uscirà. Ok, ho preso tutto, spazzola, phon, asciugamano e vediamo come fare. Ci sono 19 nuance, 10 per le bionde, bellissime tra l'altro, e 9 per i capelli castani. Allora, inizio con un colore che mi piace particolarmente per i rossetti, è questo lampone, diciamo, Raspberry si chiama infatti. Allora, c'è scritto di applicare una piccola goccia di colore su una ciocca sottile. Ok, ho preso una ciocca, vado. Ecco, vedo che già si stanno colorando. Beh, è anche divertente, no? Poi c'è scritto di spazzolare. Ora prendo un'altra tonalità, sempre sul viola rosa, si chiama Dirty Pink Hair, tipo metallizzato perlato. Si chiama Colorista Hair Makeup perché è un po' il concetto è quello del makeup, quindi hanno fatto anche colori perlati, shimmer. Io non ho messo i guanti, però spero che insomma se ne vada, poi lavando le mani poi verificheremo. Confermo che se n'è andato. E ora voglio provare a fare un viola io, quindi mischierò il rosso e il blu perché sappiamo che diventa viola mixando. È venuto un viola stupendo, leggermente metallico. Che figo, l'ho fatto io questo colore, bellissimo, dal rosa al viola. Ora, visto che mi è avanzato un po' di viola, vado ad aggiungere Violet Hair, così verrà un viola ancora più intenso. Non dovevate mandarmi questa cosa, farò disastri. È venuta straviola, bellissimo. Qua davanti vado a mettere Raspberry, che è stato il primo colore che ho messo, che è bello rosa. Voglio l'effetto sfumato. Che fighe! Ho spazzolato bene i capelli e ora è il momento del phon per andare a fissare bene il colore. Questo è il risultato con i capelli asciutti, io sono senza parole, mi piace tantissimo e poi i capelli sono rimasti super morbidi, cioè proprio insomma come li ho io normalmente, quindi non ha seccato i capelli e poi soprattutto va via con un lavaggio, quindi insomma più facile di così ci si può divertire ad avere un giorno i capelli rosa, un giorno blu, un giorno azzurri. E la cosa bella secondo me è che anche noi more, che di solito non possiamo mai farci questi colori rosa, blu senza decolorarci i capelli, possiamo perché prende benissimo, guardate che bel rosa. E mi piacerebbe tantissimo provare anche a farmeli blu, verdi. Fatemi sapere nei commenti come mi vorreste vedere la prossima volta. E se volete provare anche voi a farvi capelli di mille colori diversi, magari verdi, blu, grigi, azzurri, vi lascio il link in info box. E anzi, se lo fate, taggatemi su Instagram perché sono curiosissima di vedere anche il risultato su altre tonalità di capelli e su di voi. Io vi mando un super mega bacio, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!